Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ragazzi e benvenuti in questo 13° episodio dell'Extreme Crazy Rocket Pokémon Bianco 2, Fedeli del Divino. Nello scorso episodio il Divino, il sommo merda, ci ha donato uno strumento e un segnale del suo sostegno per questa serie. Infatti, signori, John Frog ha ottenuto il gambo, il segno inconfutabile dell'appoggio della divinità. E tra l'altro poi abbiamo catturato pure uno Zapdos. Quindi fate voi. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace per questo nuovo episodio. Proviamo a raggiungere i 250 like in onore del divino. Mi raccomando, ragazzi, ultimamente YouTube sta davvero facendo schifo. Noi youtuber abbiamo i nervi a fior di pelle che proprio fanno le coste svizzere qua. La Svizzera, noto paese costiero. E quindi nulla, ragazzi, lasciate like, vi prego. Vedete che io sto sclerando perché non mi danno i like, non mi danno le visual. E quindi non faccio i soldi e non posso andarmi a comprare la droga. Non mi ricordavo ci fosse lei, quindi adesso facciamo una cosa molto bella. Ci avviciniamo molto lentamente alla facecam finché lei non si leva dai coglioni. Ti levi, grazie, ok, perfetto. Signori, ho ancora il repellente attivo, ma dobbiamo fare la nostra cattura qui, la cava pietra elettrica. Ora, nelle mie serie la cava pietra elettrica ha una baccaracolo. Se ragazzi avete qualche baccaracolo da prestarmi, fatemelo sapere così facciamo la collezione. Dicevo, la cava pietra elettrica nelle mie serie ha una pessima fama. Vediamo di migliorare le cose. Iniziamo già da subito con la cattura. Vabbè. Oddio, raga, c'ho un magmatore. Ho il magmatore. Quindi forse riesco a evolverlo. Oddio, no, raga, no. Mi sa che si ripresenta lo stesso cazzo di casino che c'era con Electabuzz. Dovrei controllare il documento, ma mi sa che non ce l'ho più il documento che avevo fatto. Io non ce l'ho più, vi dirò. Mi sa che l'ho buttato, il documento che mi diceva come si evolvevano tutti i Pokémon. A parte che se lo ammazzo non serve a niente, però documento che ovviamente mi serve in casi di questo genere. Però mi sa che l'ho buttato nella pulizia del computer. Ho seriamente paura, signori. Nel mentre l'abbiamo preso lo chiamo... Emette fiamme così incandescenti che l'aria si sfumano. Ehi, Ace, lo chiamiamo Ace, raga. Mi piace Ace. Perché sì, nebbia, si sfumano i contorni, poi lui utilizza un botto di volte smokescreen, quindi bella lì, Ace, ci piace. Perfetto, pure un soprannome decente, pure maschio, perfetto, ok. Raga, vedrò di informarmi su lui e sul magmatore, o comunque farò un po' di prove per cercare di capire le dinamiche. Detto ciò, direi che possiamo proseguire. Vi dicevo, ragazzi, vorrei evitare di perdere 300 Pokémon come succedeva nelle vecchie Nuzlocke. Io mi sono sempre chiesto, no, che cazzo ci fa una chitarrista con la chitarra elettrica nella cava pietra elettrica. Un po' come se io, tipo, andassi in un bosco e trovassi un insegnante che sta spiegando agli alberi. Questo è il livello. Il livello del chitarrista nella cava pietra elettrica. Che poi la chitarra elettrica dovresti collegarla a un amplifier. Assorrata. Ma tua madre appendi abiti. Ma come t'azzardi? Vento gelato e vedi di morire anche subito, per piacere. Muori prima di subito, grazie, perfetto. Solo che ora siamo avvelenati, ma io, ragazzi, mi sono adeguato alla situazione. In realtà no, c'ho solo 5 conostropoli a caso. Io mi chiedo, no, ma i conostropoli, cioè, non si sciolgono nella borsa? Cioè, abbiamo la tasca refrigerante? Non lo so, allora, fermi tutti. Piglia, no, io mi ricordo che qua c'era qualcosa. Una proteina, perfetto. Hashtag no vegan, hashtag bistecca di camaleonte. Un bijudrago, perfetto, questo è già più utile. Raga, abbiamo Einstein qua, fermatelo. Ok, perfetto, allora, vedi che Einstein, tu sei intelligente quanto cazzo vuoi. Però se poi non riesci a evitare il migliore allenatore di Caracas, è un po' inutile questa tua intelligenza. Con un Gligar, Pokémon notoriamente intelligente. Guardate, ragazzi, che faccia intelligente. Proprio un Pokémon da studioso lui, cavolo. Proprio spiccicato. Nella versione originale penso che avesse una cosa come un Elgiem o qualcosa del genere. Sta di fatto che vento gelato spero ti uccida. C'è Eiffel, signori. Eiffel, allora, fermi tutti. Io quello strumento lo bramo e lo desidero. Quindi se gentilmente vogliamo spostare i nostri pentagoni. Ok, adesso attivo il repellente, ve lo giuro. Meno male che non ho trovato te, davvero. Perché altrimenti non avrebbe avuto... Cioè, sarebbe stato un Pokémon senza evoluzione
è utile più o meno come questo evidenziatore, che è scarico. Vi farei vedere quanto è scarico. Possiamo anche lanciarlo, perché è inutile. Bacca crela. No, no, cioè... Cosa fa una bacca crela? Sono veramente curioso. Oltre a intossicarmi le arterie. Se il Pokémon ce l'hai in difficoltà, di cosa fare prima? Ma raga, ma questa bacca qua è stata creata in 15ª generazione? No, perché io non l'ho mai vista. Se qualcuno di voi ha visto la bacca crela, mi commenti con hashtag petrolio. Giusto per farmi capire la nuova fonte di energia che potrebbe rappresentare la bacca crela. Allora, perfetto, no, a parte gli scherzi, raga, io non l'ho mai sentita sta bacca. Da dove cavolo è venuta fuori? Ma da quale film di fantascienza? Ma Matrix schema, bacca crela tutta la vita. Fertile saldo non è esattamente quello che ci serve, più che altro i repellenti sono molto utili. Ok, perfetto, ora, da quale stracazzo di parte io devo andare? Non mi ricordo assolutamente, spero che gli audio si sentano bene, tutto quanto spero che sia bello, spero che la vita mi sorrida ogni tanto. Ok, perfetto, suppongo che questo qui spostandolo giù... Mamma mia, raga, che architetto. Chiamatemi Dottor Creepy nei commenti, per piacere. Ok, allora, io non ricordo, raga. Allora, da questa parte qua sono abbastanza convinto che non ci si debba andare, perché è la via del ritorno. Quello che volevo dire è, non ricordo bene quanto sia difficile barra lunga barra tutto quello che volete la cavapietra elettrica. E non ricordo nemmeno quanti strumenti nascosti ci siano potenzialmente. Quindi, raga, non ne ho proprio idea. Ora, qua io ricordo che... Esatto, io ricordo che qua dovrei incontrare qualcuno. La scienza può affannarsi quanto vuole, cercare di spiegare. Questo qua, raga, se non sbaglio non lo vediamo, ma dovrebbe essere N, perché parla di ideale. Se non sbaglio dovrebbe proprio essere lui. E quindi nada, raga, poi se nel caso non abbiate giocato a questi giochi qua, non vi spoilerò nulla. Ok, perfetto, signori. Fantallenatore, vedi di non stare tra uno e l'altro coglione. No, lotte in triplo. No, lotte in triplo, raga. Le lotte in triplo sono il cancer della società. Allora, fermi. Il lato positivo è che non sembra molto forte. Fu così che persi la serie. Allora, fermi tutti. Vento gelato, ok, perfetto. Sì, strategia perfetta. Spada mistica su Chatot. Sicuramente non una mossa sprecata. Che bello quando succedono queste cose, raga. Veramente è orgasmica come sensazione. No, no, no. Ok, perfetto, così va già molto meglio. Vento gelato, li prendiamo entrambi, muoiono entrambi. Io ci ho provato. Poi, raga, se non vanno bene le cose, non è colpa mia, eh. Allora, però con Vuotonda dovrei cavarmela in teoria, giusto? Vi giuro, raga, che se non lo uccido impazzisco. Stavo già bestemmiando ogni santi, veramente. Proprio la giornata fisica di ogni santi, perfetto. Allora, ci siamo, abbiamo sconfitto questo bellissimo capelli blu fantallenatore. E adesso da questa parte però io vorrei prendere il mio strumentino, che spero non sia un'altra bacca, perché altrimenti impazzisco. Una stola scelta, che tipo, la stola scelta è letteralmente un pezzo di stoffa, perfetto. Pezzo di stoffa che, boh, ti aumenta qualcosa. No, era tipo uno di quegli strumenti da competitive, che essendo per l'appunto da competitive, in questa serie sono più o meno utili come l'intro della campanella alla fine del video. Perfetto, spero che la metafora sia stata colta. Voi mi dovreste dare delle pepite. No, tu una pepita, e tu tipo una gran pepita, così dal nulla, che raga, penso sia uno degli strumenti più inutili. Io non ho mai capito perché la gran pepita non si possa vendere, o almeno mi pare che in questa gen non si possa vendere ai market e non ti diano una fava di minchia. Io questa zona qua sono più o meno convinto che non... Trovo i minerali brillanti. Ma che cazzo è? Le scopri rovine. Cosa sono io? Non scopri rovine. Comunque sono abbastanza convinto che quella tipa lì in Pokémon nero non ci fosse. Però non vorrei dire una cavolata. Clayferry, perfetto, raga. Il Pokémon puccioso per eccellenza contro una cazzo di iena arrabbiatissima. Quindi iena arrabbiatissima, non mi deludere. Mi raccomando, Menki. Mi raccomando, Menki. Bravo, Menki. Olè. Raga, che bella cosa, Menki. Veramente lo sto rivalutando tantissimo. L'ho già detto, ma raga, sto Pokémon qua mi... Ti giuro che io non ne posso più della bacca stagna. Non ne posso davvero più, basta, finitela. Flauto rosso! Flauto rosso! Ma siamo alle scuole elementari che dobbiamo suonare il Deum. Cos'è? A cosa mi serve un flauto rosso? Cosa fa il flauto rosso, raga? A parte schifo, cioè nel senso, voglio veramente saperlo, perché io... Flauto rosso, prezzo piuttosto alto agli intenditori. E l'ha suonato il conte di Cavour? Non lo so io, vabbè. Cosa può esserci di... Flauto rosso, il flauto dei comunisti. Allora, affrontiamo questa ranger. Siamo circa 10 minuti, quindi in teoria sì, dovremmo essere fuori da questa grotta abbastanza in fretta. Allora, Maitina contro un cono gelato. Oh, Dragolani al golo, sono un cono. Dio. Ok,
brutto colpo e tentennamento. Gesù è mammifero. Ok? Questa è più o meno la reazione. Dragofu. Mi hai staccato una briciola di sasso. Hashtag briciola di sasso nei commenti. Cazzo, è una briciola di sasso. Ma posso? Ma Dio, ma raga, ma poi la gente mi dice: ma che cultura c'hai? Ma fai schifo. E appunto, mega assorbimento. Dai, abbiamo un po' di potenza. Vediamo di recuperare un pochino di vita. Questo qua ha fatto il cotton fiocli, come si chiama Samos. Sono abbastanza convinto non si chiami cotton fioc, però io ho capito, raga. Cotton Guard, come si chiama in italiano? Non lo so. La grande mossa Cotton Fioc, raga. Ti stura le orecchie e ti diminuisce la precisione. Perfetto, ira di drago. Adesso stiamo un po' più fermi, però grazie, perfetto. Samurott, il Pokémon più inutile all'interno di una linea evolutiva. Che cosa c'entra con Oshawott e Diwott? Solo Game Freak lo sa. Probabilmente in realtà nemmeno lo... loro. Adesso, o hanno fatto la svendita di baccastagne, per la quale ci sono baccastagne in giro per la regione, manco fossero le dannate monetine da un centesimo. Qua abbiamo la sabbia soffice, evidentemente è passato un Palossand che non c'aveva niente da fare. Allora, qua c'è un bellissimo medico, perfetto. Allora, caro mio, tu hai studiato, hai preso la laurea, hai fatto i test e infatti sei un super 4. Quindi non mandarmi in campo gli ippopotami, piuttosto curami per piacere, perché qua altrimenti, raga, finiamo malissimo. Non so se c'è uno scontro con qualcuno alla fine di sta grotta, di solito ci sono sempre stati, quindi io sinceramente ho l'ansia nel cuore proprio. Gelamondo su un bellissimo Hippowdon. Oh, velocità diminuita, quindi adesso suppongo che tu morirai con un taglio. Citando un famoso filosofo della grecità, datemi una frusta che mi flagello la minchia. Vediamo, raga, chi riesce a cogliere questa citazione. Allora, fermi tutti. Rhyperior, Gelamondo. Vediamo di mandarlo a casa, raga. Rhyperior. Questo Pokémon se lo ricorderà bene Luke, perché diciamo che ha avuto qualche difficoltà a ottenerlo. Allora, fermi tutti. Se le regole delle diminuzioni non mi ingannano, dovrebbe morire. Perché io mi suicido, te lo dico. Ok, perfetto. No, perché altrimenti, raga, sarebbe veramente finita male. Veramente, cioè, avrei potuto sclerare Vigor Colpo. Ah, che bella mossa, signori, mamma mia. Allora, proseguiamo per piacere. Allora, il polso, sì, il polso, ti giuro che ti stacco la mano, altro che polso, poi voglio vedere. Ok, perfetto, siamo tornati tutti di gran carriera. Mettiamo davanti Surge perché dobbiamo proseguire, raga. Dobbiamo proseguire nella nostra vittoria generale contro il genere umano. Vieni qui, no, no, no. No, raga, perché là in fondo? Perché là in fondo? Io... perché mi segue come fosse lo Slenderman nei boschi? È ovunque, raga, è ovunque. Cioè, domani esco di casa per andare a scuola e c'è Bell che mi dà il Pokédex. È ovunque, cazzo, è ovunque. Allora, questo qua è un uccello a due teste, madonna, deformazione. Chernobyl, cazzo, Chernobyl. Ah, parlando per l'appunto di Chernobyl, abbiamo l'emblema della radioattività. Perfetto, Carnivine, comando scudo, tua madre imbuto. Che freestyler proprio di quelli potenti. Ole, perfetto, poi Vuotonda e il nostro Carnivine ci saluta, signori. Perfetto, sconfitta la radioattività di Chernobyl. Dopo questa penso di poter far tutto. Ah, non l'ho specificato. So, ragazzi, che nel box c'ho i Pokémon di Cristo che sono fortissimi, ma per il momento mi sembra opportuno l'antiscelta. Mi sembra opportuno mantenere il team di adesso, visto che abbiamo trovato una certa solidità, ragazzi. Quindi vediamo un attimo queste cose. Ok, perfetto, prima di proseguire, visto che Bell puzza di morto, direi di andare da questa parte. Un'altra chitarrista elettrica. Ma siete cazzo di Metallica? Quello era James Hetfield e questa è Kirk Hammett. E invece è Christine. Oh oh. Oh oh. Come rovinare una serie. Oh oh, perfetto, Nemesi, no, aiuto, aiuto. No, mamma, perché? Ma io cosa ho fatto? Ma io ho appena detto che abbiamo trovato una stabilità. Ma perché? Oh, deve venire a decimare la mia squadra. Guarda, l'araba felice. E l'araba felice, sì. Mamma mia, attenzione. L'araba, hashtag araba felice, signori. Questo è alto livello. Madonna, se sta impazzendo. Allora, fermi, abbiamo bisogno di Mankey in queste situazioni. Mankey ha la sua potenza distruttiva. Dai, però così mi fai un male boia. Oh, raga, non mi fare 5 colpi. Ok, ha fallito. Crita, crita, crita. No, oh, ah, era un crit, lol. Calcio in volo, aia. Abbiamo raggiunto solidità.
Cheat. E poi bastava mandar lui per seccarlo. Strampadanza. E tua madre nella stanza. Allora, abbiamo perso Menki. Che io stavo dicendo, l'ho rivalutato molto. È morto. È morto il Pokémon con la mossa più potente del Pleistocene. E io sono d'accordo con voi nel dire che mi aveva rovinato la mossa, il Pokémon, l'evoluzione, tutti cazzi e mazzi, non lo so, raga, non riesco più a parlare, sono veramente avvilito psicologicamente. Comunque la cava più è Baccamelos, porca puttana, Baccamelos, ma questa qua viene direttamente dall'Andalusia, ma che cazzo è? Raga, io ve l'ho detto, queste la grotta pietra elettrica è la madonna, guarda che schifezza atomica. La cava pietra elettrica, ma sempre, raga, sempre così è andata. Allora, fermi, no, switch. Switch, davvero, no. Non puoi. Allora, via, via, via. Metti Eiffel, no, altrimenti finisce. Ah, cazzo, potevo girarlo. Potevo girarlo, non ci ho pensato, sti cavoli. Dovrei farcela comunque. Allora, fermi, vento gelato, suo tutto e a casa. Perfetto. Raga, veramente, che palle la cava pietra elettrica. Ma è sempre così, poi, tra l'altro. Ma sempre, 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 sempre. Forza. Se ti attacchi, Pampuro infame, via a casa. Niente. Rifletti tipo cosa vuol dire. Aspetta, che tipo si è preso? Che tipo è Eiffel? Dovrebbe essere, se non sbaglio, elettro, perché me l'aveva randomizzato col culo. Sì, infame. Vento gelato e a casa Pampuro. Perfetto, ragazzi. Madonna, che belle cose quando succedono. Mamma mia, che belle cose. Allora, perfetto. Sì, tra l'altro poi noto con piacere che l'esperienza data da questi Pokémon è veramente altissima. Forza, e vediamo di mandarlo a casa. Ok, perfetto. Allora, per ora la cosa positiva è che in queste serie tocca ferro, tocca tutto, tocca Gesù. Però non ci stanno creando problemi, ragazzi. Quindi questa è un'ottima cosa, fidatevi. Allora, questo qua è un Feintalenator. Ok, perfetto, affrontiamo. Non ho più punti deboli. Adesso vediamo, ragazzi, voglio vedere se ti ficco un Thunderbolt su per il culo. Tangrowth. Dovresti essere di tipo ghiaccio, se non ricordo male. Perché io ce l'ho un Tangrowth. E se non sbaglio è di tipo ghiaccio. Allora, fermi tutti. Mandiamo Change, raga, che oggi non ha ancora combattuto. Allora, ragazzi, adesso il dilemma sarà se scegliere uno tra Zapdos e Skarmory. Perché sapete che... Allora, Zapdos è fortissimo. Skarmory, scusatemi, è fortissimo, ve lo ricordate? Forse non è del tipo che credevo, però sti cazzi. Mentre Zapdos, raga, è comunque un leggendario. Comunque non è scarso, quindi ci può stare. Però vedremo, insomma. Brucia tutto e via. Siamo tra l'altro 17 minuti. Io speravo di metterci un pochino di meno. Però la cava pietra elettrica è veramente infinita. Magneton, Luke, perché non c'è Magnezon? Rispondi a questa bella domanda. Iberzanna è a casa pure lui. No, no, no. Change no. Tutti ma non change, cazzo. Tutti ma non change. Uccidimi Gesù, uccidimi la vita, tagliami un arto, ma non lui. Bora, guarda che roba. Guarda che roba. Allora, fermi, Gelamondo, vedi di morire per piacere perché non ti sopporto più. Già sei una calamita, poi figurati. No, 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 no. No, dai, no, non ci credo. Io non ci voglio credere, raga. Non ci voglio... ma tanto adesso critta. Dagli 3 secondi e critta. Dagli 3 secondi e critta. Al prossimo critta. Questo è critta. Questo è critta. Allora, l'unica speranza è che finisca i pipì di pietra taglio, io ve lo dico. È l'unica. Ok, ha cominciato a usare Bora. Io no, 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 io mi fido proprio zero, raga, sti cazzi. Io piuttosto stallo. Ma tra l'altro perché non riesco a fuggire, raga? Guardalo! No, non crittare, non crittare, non crittare. Ok, dovrebbe averne un altro e basta, raga. Poi non lo deve più utilizzare, perché vi giuro che se ha più di 5 pp potrei veramente inveire. Tra l'altro anche Bora dovrebbe avere 5 pp. Non crittare, non adesso. No, ok, ok, fermi tutti, fermi tutti. Allora, dovrebbe aver finito i pietrataglio. A regola dovrebbe aver finito i pietrataglio. A meno che non impazzisce. Ok, infatti ho utilizzato Bora, dovrebbe essere finita anche Bora tra un attimo. Fermi tutti, surf. Ok, è di tipo spettro, almeno quello ci siamo. Allora, fermi. Oh, di che tipo sei? Mi devi cazzo dire di che tipo sei. Tra l'altro, ragazzi, noto con piacere che ha finito anche... No, ma stiamo scherzando? Ma stai scherzando? Dimmi, ti prego, dimmi che stai scherzando. Ti prego, dimmi che stai scherzando, che non sta succedendo veramente. Mi hai congelato un orso polare. Ma da che mondo è mondo?
Guarda, incredibile! E questo era un critical! Se mi congeli, zio. Cioè, raga, non ho parole. Non c'era una mossa che gli andasse bene. Ma non una! Oddio! E poi il ferro. Tutto questo per un pezzo di ferro. Perfetto. Ci piacciono noi queste cose. Allora, fermi tutti. Madonna, pietra lunare. Pietra lunare. Oddio, posso evolvere Skitty? Sì, clickbait. Vai così. Raga, finito questo episodio, evolviamo Skitty. Sto male. Bugio. Bugio psico. Ma vaffanculo, va. Non so più neanche parlare. Che palle, raga. Rosico, perché io ci speravo che non dovesse succedere un'altra volta in sta caverna di merda, invece. Calma, mi sta venendo pure mal di testa. Strongman, Lapras, ok, perfetto. Ci piace così, ci piace davvero. Allora, un attimo, volo. E non era esattamente quello che volevo fare. Muori, ti prego. Ok, ok, già super suono, perfetto, evito l'attacco. Idrondata, sono più veloce a casa. Sì, no, sì, ok, adesso sì però. Ok, sì, perfetto. Oh, fermi, fatemi respirare un attimo perché sono veramente in crisi epilettica, un attimo. Allora, muori. Porco. Muori. Ok, perfetto, ci siamo già capiti un po' di più. Adesso c'è Bell. Non vorrei impazzire. Vabbè. Cosa vuole? Sì, sì, sì. Ah, non vuoi niente. Che bella cosa. No, cazzo, non ancora. Quanti siete? Quanti sono, raga? Non pensavo ci fosse pure questa. Kate. Madonna, la principessa addirittura. Ma è proprio qui, solo per noi. Allora, vento gelato su sto ferro. Si draga a casa. Tra l'altro ferro si trova qua, quindi lol. Legni corno. Aia. No. No, no. Cazzo, no. No, no. Raga, non... No! No, io raga non ci credo. Cioè, io non ci credo, raga, no. No, non può, non può. Non può essere vero tutto ciò, non può fisicamente, dai. Dai, no. C'è un ferro, sì, no. No, è un'illusione, dai, domani mi sveglio. No, io non ci credo. C'è un ferro, sì, ma shottato, no. Guarda, è fortissimo. Non ci credo, è fortissimo. Pensa a te. Weasel. No, raga, non ho parole, davvero. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere, ma tanto, ma a potentemente poi, muori. Dio. Raga, non ci credo. Cioè, come al solito, la cava pietra elettrica si rivela bestia nera. Io non sono capace di affrontare sti luoghi. È pieno di merda. È stracolmo di merda. Io non ho parole. Menchie dei fell. Cazzo, i fell non era scarso, raga. Ne era per nulla scarso. Merda. Allora, dovrebbero essere finiti in teoria gli allenatori. In teoria. In teoria. Vabbè, allora adesso, raga, a sto punto tanto ormai abbiamo i Pokémon carici. Tanto vale. Carici. Raga, non ce la faccio più davvero. Adesso esco da questa grotta, vi giuro che stop. Baso tutti i dialoghi perché non ce la faccio più. Questo episodio mi sta distruggendo. Castform, il Pokémon più inutile della terra, che c'ha due paia di tette sul corpo. Piro lancio e muori. Grandine, stiamo scherzando. Dimmi che stai scherzando. Cioè, tu sei randomizzato. Tu sei, cazzo, randomizzato, zio. E ti sei veramente hai veramente grandine. Tu eri randomizzato. Lo eri, eri randomizzato. Io non so più cosa dire contro questo randomizer. Herdier, allora, vediamo di mandarlo giù. Jimmy, questo si chiama Jimmy. Pensa a te se io devo affrontare uno che si chiama cazzo Jimmy. Vento gelato, vedi di schiattare adesso. Now proprio. Allora, no, il cazzo, io non ne perdo un altro di Pokémon. Vaffanculo. Già avrei potuto curarmi prima. Devo imparare sta cosa. Ok, perfetto. Già va meglio. Allora, fermi.
Iperzana non può non shottarti. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Raga, ditemi, cioè, io veramente, io mi auguro che non ci sia un rivale, qualcosa. Oh, Focalnastro, questo potrebbe essere molto interessante qualora dovessimo trovare un Pokémon con le difese Cancer. No, raga, veramente, sono devastato, non ho parole. A sto punto penso che entreranno in team sia Zapdos che Skarmory. Perché sì. E... Oddio che infarto. Pensavo fosse qualcuno che mi stesse chiamando lì al cazzo di tipo N. Mamma mia, via. No, via, per piacere. Via, no, per piacere. Per piacere, non adesso, grazie. Tra l'altro mi ha mancato due volte per colpa del fallimento e via. Fermi, voglio andare a curarmi prima. Voglio andare a curarmi. Raga, non c'ho neanche voglia sinceramente di far evolvere Skitty, quindi lo vedrete all'inizio del prossimo episodio. Allora, adesso prima di concludere però, perlomeno andiamo a scegliere quelli nel team. Io allenerò comunque i Pokémon, cioè non conterò il fatto che Skitty potrebbe evolversi. Allora, fatemi fare una cosa. Questo non c'entra un cazzo. Forse c'è anche Magmar. Su Magmar farò degli esperimenti, raga, fatemelo vedere un attimo. Oh Gesù. Non è scarso in realtà. Sì, però di base mi sembrano più forti loro. Adesso, raga, vedrò un attimo su Magmar come gestirmelo, cercherò di informarmi. No, scusami, non volevo dire te, volevo dire te. Raga, guardate che attacco che c'è, ma è troppo forte, poi c'è delle buone mosse pure. E raga, Zapdos, perché Zapdos è Zapdos. Vedete che comunque ha delle buone statistiche, comunque un leggendario, quindi sti cazzi. Detto ciò, ragazzi, io spero in realtà non è che ha delle buonissime statistiche, però sono tutte dello stesso livello, quindi, e poi è leggendario, quindi fa figo e fa clickbait. Raga, davvero, questo episodio qua mi ha distrutto, non ce la faccio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrizione al canale se siete ancora iscritti. Io non ce la faccio. Premete la campanella, passate dai social, rispondete a domande del giorno. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Basta, questo episodio qua mi ha distrutto psicologicamente.